Faccio un, un vecchio sciamano eh, in, in Hearthstone, un vecchio sciamano napoletano, perché, troll perché a me piace molto fare il napoletano, mi, mi piace veramente, cioè, ho fatto in modo che tutti i troll ah, su, su WoW parlassero napoletano in qualche modo. perché Bellissimo loro, queste cose. E questi loro facevano, lo facevano in giamaicano, in originale. E ho detto, ah, troviamo qualcosa di, di, di corrispondente, no? E, e questo loro... Uh, we, uh, che è che fanno? Yomon. No? Cioè il saluto, ho detto. Ed è, è diventato... No? Salve ragazzi, e bentornati su videogiochiitalia.it. Sono Antonello Santopaolo e questa è la rubrica delle videointerviste. Per chi non ci conoscesse, in questa rubrica abbiamo l'immensa fortuna di intervistare tutte quelle personalità che si celano dietro la lavorazione di un videogioco. Parliamo di attori, doppiatori, registi, illustratori, content creator, ovvero tutte quelle personalità che in un modo o nell'altro c'entrano con il medium che tanto amiamo, ovvero i videogiochi. Oggi abbiamo l'immensa fortuna di intervistare l'attore, doppiatore e direttore del doppiaggio Leonardo Gaio. E quindi, prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Mi raccomando, ragazzi, è fondamentale. E quindi, iniziamo. Buona visione. Leonardo Gaio nasce a Trieste il 20 marzo del 1961. Si avvicina al mondo della recitazione grazie alla madre appassionata di teatro. Si forma presso il Teatro Paolo Grassi di Milano, dopo una parentesi iniziale come attore di teatro e di produzione cinematografiche, infatti ricordiamo che Leonardo Gaio ha diciamo, recitato in tre film di Gabriele Salvatores, si dedica totalmente alla localizzazione di videogiochi. Ma prima di iniziare con l'intervista, ricordiamo che cosa ha doppiato Leonardo Gaio. Leonardo Gaio ha doppiato moltissimi videogiochi. Lo ricordiamo nei panni del Sergente Johnson in Halo 2, Halo 3 e Halo 3 ODST, Edward Richthofen nella serie di Call of Duty, Soggetto 16 in Assassin's Creed 2. Come direttore del doppiaggio ha diretto decine tra i titoli più importanti di questo settore. Infatti, è stato direttore del doppiaggio di Nox, Roma Total War, Prince of Persia. Bioshock, Assassin's Creed 2, Call of Duty 2, Overwatch, Overwatch 2, Destiny 2. E proprio recentemente ha diretto Cyberpunk e il suo DLC, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. E quindi direi di iniziare con la prima domanda. Prima di iniziare un piccolo appunto, qualora vi foste interessati a leggere questa intervista nel formato scritto vi ricordiamo di passare sul nostro sito www.videogiochitalia.it trovate l'articolo in descrizione o cliccando in questo momento in alto a destra dei vostri dispositivi mobili Prima di iniziare però ehm, era giusto secondo me ricordare che Leonardo Gaio ha vinto proprio qualche mese fa il primo premio per quanto riguarda il doppiaggio dei videogiochi che si è tenuto a Torino in occasione del Torino Comics ovvero Onda Sonora C'erano varie candidature, c'erano varie, ovviamente, nomination. Tra queste, c'era anche il miglior direttore del doppiaggio. Tra, i vari, tra le varie nomination, Leonardo Caio si è aggiudicato appunto il premio, il primo premio onda sonora organizzato da Voce Animate e da noi di Videogiochi Italia in occasione del Torino Comics. E' anche per certi versi storico questo premio, perché è il primo premio della storia per quanto riguarda il doppiaggio dei videogiochi. Proprio Leonardo Gaio si è aggiudicato il premio come miglior direttore del doppiaggio eh, di un videogioco. In questo caso, era stato candidato per, il per, il per la direzione del doppiaggio di Cyberpunk 2077. Phantom Liberty e noi non possiamo che ringraziare ovviamente Voci Animate con cui condividiamo quest'amore per il doppiaggio e ovviamente condividiamo ormai eh, anche collaborazioni importanti come appunto il premio Onda Sonora a Torino e insomma sapete benissimo anche noi siamo media partner dell'evento da Musa d'Oro. E sempre Voci Animate quando abbiamo l'opportunità di intervistare un doppiatore o una doppiatrice ci inviano delle clip eh, per quanto riguarda le migliori performance dell'ospite ospite nella nostra rubrica. Oggi ovviamente tocca a Leonardo Gaio, e quindi prima di iniziare con l'intervista vediamo queste clip gentilmente concesse dai nostri amici di Voce Animate. <ride> Lo sapete chi sono? E ti posso dire che sì, cose cambiano. Non sono pazzo, non faccio Solo per creare un futuro migliore. Che cosa ha fatto un uomo se non dai suoi ricordi? Siamo le storie che viviamo, le favole che ci raccontiamo. Ti sto salvando, idiota. Vai, vai. Ragazzi, spero che queste clip vi siano piaciute. Io come al solito vi invito a supportare e a seguire Voce Animate perché ormai i loro eh, spettacoli sono conosciuti in tutta Italia. Insomma, trovate il loro link utile in descrizione. Se siete appassionati di, do di doppiaggio, ovviamente non potete non seguirli. E quindi direi di iniziare con la prima domanda che come dico spesso è piuttosto scontata, ma comunque necessaria per conoscere anche i primi passi dei nostri ospiti. E quindi ti chiedo, Leonardo, come ti sei avvicinato? al mondo del doppiaggio raccontaci un po oh, una domandina niente proprio cominciamo con una con un'oretta di, di, di... Ma, vabbè per farla breve eh, mia madre era una appassionata di teatro mi portava spesso a teatro fin da ragazzino uh, ci fu una occasione di debuttare con Gassman al Teatro Verdi di Padova per fare il provino per entrare nella bottega che era la scuola eh, che lui aveva aperto a Firenze e quindi feci questo, questo provino che poi eh, andò male perché eh, non venne preso, eh, però insomma, al secondo provino… Però, insomma, ero interessato e sapendo che una delle migliori scuole di teatro era eh, quella del piccolo teatro di Milano, eh, ho fatto il provino lì, l'ho vinto e ho fatto tre anni di scuola eh, come, come attore. Mm, Finita questa cosa qua, vabbè, la laurea, eccetera, eccetera. A un certo punto mi sono, appassio, sono sempre stato appassionato di giochi. Io giocavo sul Commodore, giocavo sull'Amiga, ehm, ho giocato su Apple 3, quindi, c'è cioè delle cose. I giochi sono sempre stati una, una parte importante de, della mia vita, in qualche modo. E, e mentre eh, ho cominciato a eh, lavorare come attore quindi facevo qualche cosa qualche soap qualche filmetto eh, eccetera F filmetto insomma anche io. ho fatto tre film con salvatore sì sì no infatti però eh, e facevo anche delle cose di teatro eh, mi occupavo di, di recensioni per, per videogiochi a un certo punto Uh, i, I due capi di questi giornali di, di settore che scrivevano su, per cui scrivevo hanno aperto una società che si chiamava uh, Synthesis e Synthesis fece um, una cosa molto furba: loro avevano già i contatti con tutte le case di produzione. e Si propone come, come uh, server per fargli la, la traduzione in italiano. Um, io ho cominciato un po' come traduttore, dialoghista, e poi a un certo punto mi sono innamorato della sala perché metteva insieme tutte le mie passioni: cioè c'era la recitazione, la direzione degli attori, tutte quelle cose che avevo provato per tre anni, eccetera, eccetera, e contemporaneamente, comunque anche il gioco perché lavorare su una. E quindi mi sono inventato questo, questo lavoro mettendo insieme delle, delle, delle mie passioni. Ecco. Da lì ehm, praticamente mi, mi sono ehm, sganciato dalla, dalla traduzione vera e propria dopo un po' e, e ho, mi sono specializzato un po' nella, nella direzione. Ho fatto dieci anni di direttore di essenzialmente blizzard e con eh, escursioni in altri campi destiny 2 insomma vabbè io ho iniziato i primi titoli che ho fatto sono stati knox di westwood poi ho fatto mh, mafia city of lost haven e e poi Viet Kong, e poi Assassin's Creed e tutti gli altri, poi sono applauditi. In Leonardo Gaio, oggi si sente più attore o direttore del doppiaggio? Guarda, è, è veramente una fusione di due cose, perché um, chiaramente se devo pensare a me, mi penso come un attore... Anche se in realtà come attore io lavoro abbastanza poco, mi assegnano dei ruoli, ma insomma voglio dire, oramai col tempo sono diventato più un, uno che, che ragiona in termini di, di direzione. di Alla fine è, è il lavoro del, del, del direttore d'orchestra, cioè tu puoi essere un grande violinista, ok, però anche avere un'idea un dell'insieme non solo del singolo personaggio è, è molto affascinante dare una direzione a un'opera capire che cosa vogliono rappresentare per cui mi sento abbastanza tutte e due con una predisposizione per la direzione ormai ecco. anche perché riconosco che proprio ehm, cioè, a, a microfono, cioè ci sono attori molto più bravi di me, per cui mi, mi, cioè veramente io rimango stupefatto le volte per, per certe performance, per come vengono dette certe battute, per la rapidità, per la pulizia di alcuni, per la sensibilità sulla battuta, l'ascolto. Il doppiaggio nei videogiochi per quanto riguarda la qualità è sempre stato un po' altalenante, soprattutto i primi periodi. Ebbene, in qualità di esperto, essendo stato uno dei primi che ha diretto appunto i videogiochi, ti chiediamo come si è evoluto il doppiaggio nei videogiochi in tutti questi anni? Siamo davvero curiosi. Allora, devi pensare che all'inizio, agli inizi proprio. Eh, si partiva con. Un copione molto ristretto. Le prime cose, io ho guardato le, le distribuzioni che non avevo fatto io perché ancora non, non dirigevo. Um, venivano fatte con un budget bassissimo, ma molto risicato. Anche il numero di, di parole era abbastanza limitato dell'audio. Uh, però io mi ricordo dei titoli dove ci sono attori che fanno. 5 ruoli e si incrociano, la cosa pazzesca, c'è cioè un famosissimo gioco in cui c'è una scena, la scena iniziale del gioco è un dialogo fra un attore e se stesso, <ride> capisci? Cioè è una roba che... e ti, ti, ti rendi conto che hanno, non so, 25 ruoli e usano... So, otto attori, capisci? Fanno, fanno tutto. Meno male che ci sono maschi e femmine, se no, facevano pure. E, e vabbè, mano a mano questa cosa è cresciuta. L'audio è, è diventato più importante anche a livello proprio di pensa che cos'è la narrazione. Cioè più il gioco diventa una un'immersione all'interno di una trama. Più hai bisogno di giustificare questa trama con uh, supporti, dei dialoghi di supporto, no? Uh, proprio per definire i personaggi, perché altrimenti diventa doom che entri, spari, no? Ok, e alla fine dici la battuta Cashing Phrase. ehm in realtà è diventato mo, mo, pensa, pensa a cosa stanno facendo cosa hanno fatto questi di Baldus Gate cioè la quantità di dialoghi per definire e per farti entrare in una storia che non siano solamente ehi hai delle armi da vendere hai capito? perché questo vabbè è, è già, già su Cyberpunk siamo cresciuti molto a livello di Uh, piccoli dialoghi anche con i vendor voglio dire no allora lì lì man mano crescevano io me ne sono accorto ho fatto uh, già già mafia aveva una storia uh, vampire the masquerade che avevo fatto in precedenza aveva una storia mi piaceva molto questa cosa qua del doppio registro che, eh, cioè il passato e poi lui che viene catapultato nel futuro che parla lui ancora come si parlava nel passato era bellissimo giocarci a livello di scrittura e anche a livello di recitazione um, e, mh, già a Vietcong c'era quella squadra che marciava poi ho fatto vabbè, un sacco di eh, eh, come si chiamano cose di guerra perché ho fatto Call of Duty però per esempio Call of Duty è, è, una, è, una, è, una, è, una, è una tassa da fare perché, se fai una delle voci generiche, ti sgoli per 6-8 ore. Cioè, dietro la macchina, dietro la macchina verde, dietro la macchina rossa, arrivano da est, da ovest, da sud-est, da nord-ovest, tutte le possibili varianti perché questa è la roba. È lo specifico del doppiaggio del videogioco, cioè nel film la storia va così, qui va così, e quindi puoi prevedere tutto. Ecco perché si, ha, si, si, si ramificano i dialoghi. Ecco, sta diventando sempre di più. È diventato sempre di più grande, già su Assassin's Creed avevamo un tot numero di attori, sul due, avevamo una volta e mezzo il numero degli attori e il numero dei ruoli sul tre, cioè su Brotherhood eccetera eccetera si moltiplicavano ancora queste cose qua eh, credo che siano arrivati con Valhalla a fare una quantità di, di, non me ne occupo di, 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 di Ubi ma Valhalla avrà un numero di, di, di linee rispettabilissime quindi è cresciuto molto, sono cresciuti i budget, sono cresciute. Uh, adesso io quello che sto riscontrando anche da parte del cliente è una roba del tipo sì vabbè, ma non si allarghiamo troppo. No, però vogliono, vogliono quadrare i budget. C'è stato un periodo, dieci anni fa, in cui mettiamo 500 attori, ma sì. <ride> No, 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 allora, dire che avevano le mani bucate no, perché comunque si è sempre discusso di prezzi, di qua e di là, di su. Però, se tu uh, usavi lo stesso numero di attori che avevano usato loro in originale non era un problema. Adesso loro ti dicono: uh, cerchiamo di usare entro questo numero di attori perché sono più attenti all'origine, alla fonte. Ma mi pare anche giusto, eh. No, devi pensare che io non, <ride> io su, 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 su Diablo ho, eh, ho avuto adesso non mi ricordo 792 ruoli, una roba così, ok? Non ho 792 attori, non li ho. <ride> Quindi dipende dalla dimensione, se tu fai un gioco piccolino. Dove ci sono 25 ruoli coperti da 8 attori, li senti in continuazione. Se tu hai un cyberpunk con 1200 ruoli, ok, in cui un, un mio attore mi fa, riesce a farmi un poliziotto da una parte, lo spacciatore di droga da un'altra, il. Uh, il postino da un'altra parte e la voce di un computer da un'altra parte. È chiaro che devo ottimizzare la sua presenza, è un'esigenza. È un'esigenza, voglio dire, economica, ma anche funzionale, ripeto. Non ho il numero di attori che mi... mi ma ne, non lo fanno nemmeno loro. Noi in Cyberpunk abbiamo usato più attori degli originali. eh? esclusi quelli che non vengono localizzati. La signora cinese che parla da una porta, il, uh, il Maelstrom che parla in tedesco, ma quello rimane lì. Quindi esclusi quelli, per gli altri ruoli ne abbiamo coperti tutti con più attori dell'originale, però è proprio è un mestiere nel mestiere la distribuzione, riuscire a dare ad assegnare dei personaggi che non, non parlino fra loro devi conoscere bene la storia, devi conoscere bene i ruoli e, e finché parli di 25 ruoli, ok se parli di, di 1200 è un pochettino diverso se, è, dal punto di vista artistico, stilistico a parte il numero degli attori e il numero di battute è l'approccio che c'era a questo mestiere qua quando abbiamo iniziato a fare i videogiochi eh, molti attori hanno detto ah sono giochi ok siccome a milano c'era noi siamo, abbiamo aperto a milano eh, c'era questa scuola di doppiaggio molto cartonesca perché stavamo cominciando a doppiare tutti i cartoni animati quindi tutti parlavano così. Allora d'accordo, facciamo un e, e, e molti attori sono venuti a farci la stessa roba di là. E a noi andava bene. Cioè, a noi andava bene. Eh, adesso artisticamente ci stiamo spingendo verso un realismo molto maggiore. Eh, molto, la parlata è molto più colloquiale, molto più normale, molto più così una volta era più cartunesco teatrale diciamo adesso invece è molto più buttata anche i volumi sono diversi non si timbra più tanto così a meno che tu non debba fare un hai capito è, è più una parlata proprio così con questo livello qua cioè, anche perché quando parli al telefono con qualcuno non fai mamma sì certo capito però Fatti a sentire i vecchi, i vecchi giochi e recitavano tutti così. Ma ci andava bene. No, cioè non è proprio cartuneschi, attenzione, eh? non è che esageravano. Però era sempre un po' sopra rispetto al realismo che adesso sta andando molto in cinema, cioè adesso parlano così. Adesso tra le persone si parlano così, non capisci noi dobbiamo tenerli un pochettino perché se no poi e, e, e... però mi rendo conto che è lo specifico cioè è uno dei problemi dello specifico se l'attore vedesse come succede in televisione in cinema il personaggio quello che succede cioè non e, e credo che farebbe molto meno fatica, meno fatica eh... E io farei molta meno un'altra tendenza purtroppo sempre più comune è che molti videogiochi non vengono più doppiati nella nostra lingua come mai per quale motivo sai ci fanno fanno, fanno due conti su quanto vendono stanno fanno due conti su quanto, quanto vende quanti pezzi vendono nel nostro mercato e, siccome siamo un paese economicamente in, in crisi uh, non abbiamo tanti soldi da spendere e uh, ovviamente com compriamo meno cioè stai più attento invece di comprarti quello quello e quello dici quale faccio anche perché poi francamente insomma voglio dire uno fa un investimento oh, mica da ridere se se lo gioca come se lo giocano i ragazzetti che te lo mangi in due giorni cioè ti sei bruciato ti bruci mille euro al mese insomma capito infatti è quello che, che poi è, è, è quello che dico sempre cioè avete un prodotto uh, come cyberpunk, come, ma come può essere Baldur's Gate, come può essere Red Dead Redemption 2, cioè, hai capito? Questi giochi qua, goditelo, fatelo, cioè, provala. abbiamo fatto di tutto per farti sentire lì, ok? Ti abbiamo costruito una città, architetture, una trama dei contatti um, delle cose da fare stacce no invece che deve essere tutto invece deve essere tutto tiktok cioè che vedi fai 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 e questo è ovviamente la, la mia età che parla <ride> però goditelo cioè, Pare sempre la, la cosa che dicevo a mio figlio quando tracannava, cioè mangiava le cose, ah, 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 goditelo col sushi, no? No, ma, ma mangiatelo con calma, goditelo, assaporatelo, vivitelo. Ah. Sappiamo che voi non potete sporvi per quanto riguarda i nuovi lavori. Perché ovviamente ci sono dei contratti di riservatezza. Ma giusto per sapere, stai lavorando su qualche nuovo videogioco? Sì. Sì, 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 sì. Annunciato e non annunciato, sì. Quanto incide il processo di industrializzazione del settore del doppiaggio sulla resa finale del prodotto? Per me il mio è sempre stato un lavoro di servizio, no? Di servizio a servizio di, di un'utenza che ha il diritto di godersi delle esperienze. Uh, anche, anche tutta la polemica della qualità fra il doppiaggio inglese e quello italiano, io l'ho vissuta centinaia di volte queste cose qua, e sempre a farsi discorsi, io, io ripeto quello che ho sempre detto, siamo tutti abbastanza grandini, vuoi giocartelo in inglese? Giocatelo, in inglese. hai la possibilità di, di godertelo in inglese? Giocatelo in inglese! E... Voglio dire, è stato pensato in inglese, è stato fatto in inglese, non hanno ogni loro battuta, è stata ripetuta 5-6 volte fino a che non hanno scelto... Una. Noi abbiamo un altro processo che adesso è industriale, non è più artigianale come era un tempo, perché non ci sono più i tempi per fare questa cosa qua. Perché io posso mettermi in teatro a dirti: no, quella battuta no, scusa, fammela più come se sentisse, capito? No, riproviamola. No, 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 no riprova da prima. No. Questo non si può fare da noi. Ma perché l'attore è, è. Cioè, lì l'attore è un fenomeno. Cioè lì quello che deve fare è un lavoro di immaginazione su sé, no? Uh, e, un lavoro di ascolto del, dell'originale, cercando di cogliere e di vedere se questa cosa corrisponde. Un lavoro sulle parole, un lavoro sul ritmo, e cioè, secondo me loro sono eccezionali. Ho oh, degli attori veramente bravissimi. Sappiamo tra i tanti personaggi, l'abbiamo detto anche all'inizio, che hai doppiato Edward Richtofen nella serie di Call of Duty. Un personaggio molto amato per tutti quelli che hanno giocato la modalità zombie. Ebbene, quanto sei affezionato a questo personaggio? E in generale, quali sono i personaggi a cui sei più affezionato? Raccontaci un po'. Beh, eh, allora, Richtofen è sicuramente il personaggio più, più vecchio che, che io ho fatto. Uh, e devo dire che ogni volta. Per me è veramente divertente affrontarlo. Lui è molto bravo, l'originale è molto bravo. E quindi io cerco sempre di dargli qualcosina. Mi, mi diverto molto quando faccio Richthofen. Eh, poi dipende perché una volta era ancora più giocoso, adesso si è asciugato molto, è diventato molto cupo. molto molto così è cambiata molto anche la, re, la recitazione dell'attore originale probabilmente è il personaggio a cui sono più legato perché però insomma mi sono divertito a fare un sacco di personaggi carini mi ricordo uh, il soggetto 16 di Assassin's Creed due milioni di anni fa uh, ma no, ho fatto... nel. Sì, direi che, che Richtofan è quello che, 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 che mi ricordo meglio e più volentieri. Mi... Faccio un, un vecchio sciamano eh, in, in Hearthstone, un vecchio sciamano napoletano, perché, troll, perché a me piace molto fare il napoletano, mi, mi piace veramente. Cioè, ho fatto in modo che tutti i troll ah, su, su wow per napoletano, in qualche modo perché bellissime queste cose. E, e, questi loro facevano, lo facevano in giamaicano in originale, e ho detto: eh, troviamo qualcosa di, di, di corrispondente, no? E, e questo loro uh, wave, uh, che, che fanno? Yo, mon, No? Cioè il saluto, ho detto. Ed è, è diventato... Wegumbo! No? E Watch the Mojo è diventato... State attento, voodoo! State a curto, voodoo! così... Quello è stato divertente eh? e mi diverto anche a, a farlo. Come vedi il futuro del doppiaggio in rapporto alla presenza dell'intelligenza artificiale? questa cosa sta creando veramente delle, delle grosse problematiche, eh, alcuni studi mh, hanno, pretendono che lo danno per scontato, allora tutti i personaggi di sfondo li facciamo con l'IA, eh? cioè, ed è in grado di farlo, eh, lia? è in grado di farlo gli urli dei soldati in un gioco di guerra, le indicazioni, le cose, le cose generiche, le frasi corte, è in grado di farla perfettamente. Eh, bisogna eh. vedere chi si vende la voce, insomma. Esatto. <ride> chi è e quanto la pagano, non so, bisognerà vedere. Eh, è veramente un momento di, di grande transizione per un giovane che voglia fare questa cosa qua. Sicuramente parti da una base attoriale per cui non è che poi uh, dire voglio fare il doppiatore, no. Parti dicendo voglio fare l'attore perché comunque la recitazione è la base, l'intenzione, il ritmo. E sono tutte cose che ti, ti insegnano. E, e la battuta parte sempre da te, quindi cioè, devi trovare un modo per, <ride> per, 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 per finalizzare, per formalizzare queste cose, qua. Perché tu puoi averla in, chiara in testa benissimo, però se ti esce una pernacchia, eh, no, quindi una base attoriale è sicuramente importante. E, e poi cominciare a lavorare sul microfono io onestamente viste le, le, le possibilità che ci sono adesso tecniche uno studiolo in casa con un microfono è una roba per provare a sentire provare a ripetere questa cosa qua a un attore che già fa questo lavoro lo consiglierei per cominciare a sentire come emette, cosa viene fuori, si sentono i finali. Eh, poi, vabbè, ci sono molte scuole di doppiaggio, alcune veramente molto valide, ecco. eh, gruppi che fanno magari il seminario e che ti aprono la, la testa per, per, per questi... Proprio per lo specifico, perché, ripeto, la recitazione è così, il doppiaggio è così, la, il doppiaggio di videogiochi è così, no? Quindi è un imbuto, vai a, a rifinire, però devi cominciare a lavorare sul, sul mezzo, sul tostare a microfono, sul fiato, eh, e tutte queste cose qua. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità. Ma prima di andare vorremmo conoscere un curioso aneddoto sulla tua carriera. Stavamo lavorando su un gioco Ubisoft e, e a un certo punto uh, l'attore dice... <ride> l'attore dice... Um, esce dalla sala e Dice: Ah, bello, bello, sono contento, eccetera, eccetera. però dice: Io, l'amore mio è World of Warcraft, no? E il fonico dice: Beh, anch'io ci ho giocato un sacco di anni. Ah, io, ah sì, sì, io ci ho giocato. C'erano cioè, proprio il clan, eppure ah, io, come si chiamava il clan? Che ne so, de, 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 Giganti della Neve, ma anch'io sono Giganti della Neve, ma tu chi sei? Io ero Coso. Ma io oro coso, no non ci credo, quindi si sono abbracciati si riuscite, perché hanno fatto centinaia di, di, di ride insieme, eccetera, eccetera, dentro la gilda, eccetera. ma tipo gente che è stata due anni a giocare eh? e si sono incontrati assolutamente per caso lì in sala facendo un altro titolo. Io li ho sposati e quindi basta. Io no, no, ho fatto da testimone di questa, di questa cosa. Ma tu pensa che, che possibilità c'erano? Sì, sì, sì. È cioè, vero. che possibilità c'erano? Tipo Super Enalotto, una su un milione. È sì, vero. Ma che poi lui tirasse fuori questa cosa, di, il nome della Gilda. Eh. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva. Io ringrazio ancora Leonardo Gaio, eh, anche perché ho avuto modo di conoscerlo dal vivo a Torino, insieme ad altri attori, doppiatori e ovviamente sempre eh, con voci animate, insomma è stata un'esperienza stupenda essere proprio parte attiva di un evento così importante, eh, insomma noi avevamo questa, questo fardello di scegliere le nomination per quanto riguarda appunto il miglior doppiatore, miglior doppiatrice, miglior direzione del doppiaggio. Eh, Leonardo Gaio insomma ha fatto storia di questo settore, eh, Cyber, Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty hanno un doppiaggio semplicemente spettacolare, dobbiamo a lui e a tutti i suoi collaboratori, ovviamente, la resa finale di questo prodotto. E niente, io lo volevo ancora ringraziare. Un saluto, ovviamente, da parte mia e da tutto lo staff di Videogiochi Italia. E ci si vede ad una prossima videointervista. Ciao ragazzi.